Ragazzi, buon pomeriggio a tutti, bentornati su The Guardians, sul canale di Twitch. Quest'oggi dovremmo finire Uncharted, l'eredità perduta. Aspetto solo un attimo che veda che va tutto a posto. Vedo che siamo già in streaming comunque, quindi perfetto. Oggi da me giornata piovosa, che bella cosa. Partiamo subito. Mi tolgo un po' di audio perché ce n'ho troppo. C'è tanta gente qua, è da eliminare. Si potrà scendere già di lì, forse. Allora. Ma in teoria. Un saltino abbastanza lungo, ma ci siamo. Allora. Ok, vediamo se riesco a nascondermi un attimo qui dietro. Vorrei fare una cosa un po' fatta bene. Ciao Shanks, si hanno ripreso vita. Bellissima l'iconcina comunque. Cavolo di giro fanno? Ma lì poi mi vedono tutti. Cos'è? Ah no no. Merda. Il tuo capo ha occhio per le armi. Non direi, i nostri fucili si inceppano di continuo. Ah bene. Beh, se non altro sapete fare le sigarette. Fatemi Sono le sapere armi sempre se l'audio del gioco non mi sovrasta e se si sente tutto bene. Dai, non ti puoi mettere lì così e basta, ti prego. Tutto a posto, perfetto. Non ci voglio credere. Ma hanno visto me? Però dai. Questo sicuro me lo vedono. Orca troia! Dai, girati. Potevi farlo tornare un po' indietro, però. È sempre quello là anche che gira. Madonna Nadine, se stai calma un attimo, magari. Lì manco l'avevo segnato. Devo far veloce. No, Cristo. Porca troia. La Madonna. Mi hanno sciolto proprio. Sta cazzo di tosse, che palle, Cristo.
cannato tutto. Vabbè. Non sono stato io. Bravissimo. Ok. No. Perché quello lì è giallo? Forse perché lo vedono. Ce n'è parecchi lì sopra. Questo se arrivasse qua sarebbe veramente il top. Allora, ragioniamo un secondo perché qui non è comunque facile. Ce ne sono ancora 4 in teoria. Uno, due, tre. Quello non è esplosivo, quindi lasciamolo stare. Tra l'altro quello giù è anche fattibile, probabilmente. Adesso mi fanno aspettare una marea. Allora. Ma perché girano così, madonna? No, ha una corazza. Oh cazzo. Meno male. Buono così. E tu da dove cazzo esci? Va bene, grazie Nadine. C'è un altro lì sopra. Dai che sta parte la facciamo bene. Bella lì. Ce n'è ancora un po', eh. Troppo rumore. No, non salire le scale. Qui non c'è niente. Lì, questo per me, nulla.
Ok. E mi sa che mancano quei tre. Ragazzi, teoricamente dovrebbe già essere uscito un video oggi, cioè adesso in teoria, quindi chi mi sta seguendo lo vado a vedere su Destiny 2, altre news, altre rivelazioni, ecco. Non so come ha fatto a non vedermi, ma non mi ha visto. No, porca troia. Che rischio. Stanno arrivando commenti su commenti dalle notifiche. Vabbè dai, mancano questi due e poi dovremmo aver finito su questa parte. Vediamo se arriva fino a qua. Perché fanno sti bordelli? Ah, devo far saltare. Cosa cazzo stai facendo? Devo capire dov'è magari anche. No, dai. Pezzi di merda. Dai, puttana Eva. Affanculo. I proiettili non gli fanno un graffio. No, i proiettili non gli fanno niente. Non puoi. Devo trovare qualcosa, se no qui è un disastro. La pistola silenziata mi piace molto. Ma vai a cagare, va coglione. A me però servirebbe qualche arma un po' decente, sai? Però aspetta che magari... Aha. Dobbiamo fare molto velocemente. Dai.
Dai! Fanculo, va. C'è un altro RPG qua. Meno male. Ok. Facciamola finita. E andiamo. Merda, come fa a volare ancora? La corazza sta tenendo. Occhio, mi sa che gli esplosivi sono finiti. Qualcuno ha un piano B? Dobbiamo fermare Orca. Deve esserci un'altra soluzione. Merda, no. No, non ho più un cazzo. Possiamo agganciare i rampini all'elicottero. Ti sembra una buona idea? Porca troia. Madonna, crepate, porco due. Ok. Fammi recuperare un po' di vita, please. Possiamo agganciare i rampini all'elicottero. Ti sembra una buona idea? No, che non lo è. I rampini all'elicottero. Mi sembra proprio un'idea del cazzo. Loop time. Cioè? Merda. Ci siamo. Pronta? Pronta. Ehi. Oh, ciao. Oddio. Aia. Merda. Porca troia. Ah sì. Fermo. Madame. Ti vedo in forma. Che diavolo hai fatto alla mia compagnia? L'ho portata in attivo, prima di tutto. Mi sa che era una domanda retorica. Avrei dovuto spararti su quell'isola sperduta. Ma magari. Ci avresti risparmiato lo spettacolo di vederti scappare via. Ehi, perché non risolvete le vostre beghe in privato? Eh? Beghe, la mamma mia. Voi due, insieme. Eh già, proprio loro, eccezionali. Sei più disperata di quanto pensassi. Che cazzo, ce l'hanno tutti con me. Sono io che l'ho ridotta a vendere armi a dei ribelli maleassorti. Già, ecco, al solito, come al solito, sei sempre stata così limitata. Pensi davvero che avrei ceduto questa roba in cambio di munizioni? Me ne frega niente, dammi la zanna.
Che peccato. Ti perderai i fuochi d'artificio. In che senso? Non farmelo ripetere. Come vuoi. Tieni! Pistola! Numero! Bel colpo. Grazie. Certo, non proprio preciso. Levati di dosso. Sì, certo. Wow. Ti spiace se le do un'occhiata? Ehi, il terzo è anche mio. Dividerai la parte con Clo. Ok. So che sei nuova dell'ambiente, ma non è così che funziona. Consideralo un onere di servizio. Dammi bene a sentire. È una bomba. Cosa? Oddio, Asaf ha scambiato la zanna con una bomba. Fuochi d'artificio. Ah, questa è bella grossa. Già. Quei binari attraversano la città. Fanno saltare tutto. Allertiamo le autorità nella città più vicina. Sarà troppo tardi. Se esplode farà migliaia di vittime. Perché, scusa? È veramente una tragedia. Ma ora abbiamo quello che cercavamo. Io... Cosa? Non vorrai inseguire davvero quel treno? Ok, bene. Almeno hai un piano. Mi sembra un dettaglio alquanto superfluo per la nostra squadra. E tu non fai niente per fermarlo? No, io... Per me, in fondo, un po' ha ragione. Merda, non lo so, ok? Questa non è la nostra guerra. E l'hai detto anche tu. Se anche raggiungi il treno, che cosa fai? Disinnescare la bomba è impossibile. È vero. Boh. Bene, quindi chiamiamo le autorità. Non è la nostra guerra. È la mia. Se quella bomba esplode, in città sarà la guerra civile. Non... su quello non ha tutti i torti, eh. Sono stanca di fuggire. Morirai. L'ho messo in conto. Ehi. Tieni da parte la mia fetta, ok? Non si sa mai, no? Però il bacione lesbo ci stava. Cosa? Non puoi abbandonarmi con lei? Fuori. No. Sto io davanti. Ok. Io starò dietro. Ah, devo fare proprio la corsa. Una strada? Okay. La strada no. La invento io. Tieni gli occhi sulla strada. Merda. Puoi guidare tu? Sì. Bene, comunque siamo all'ultimo capitolo. Allaccia le cinture. Si guida un po' a cazzo di cane, sta roba. Vaffanculo. Spacca tutto. Laggiù vedo il treno. Che birbante, dai. Non rallentare. E non sto rallentando, cogliona di merda. Moto in arrivo. No, dai. Preso. Dai, più veloce. Merda. Dai, su. Ora sei nei guai. Fammi passare. Ah, suca. C'è ancora uno qua. Oddio. Facciamo sto salto. L'ho preso.
C'è questo qua che... No, no, no. Ok. Porca merda. Sam, occupati della zanna. D'accordo. Avvicinati, prova a saltare. Ok. Forza, ti tiro su io. Arrivo. Ma sei seria? Ok. E questo ricorda un po' Uncharted 2, mi sa, raga. Pensi se la caverà? Allora ti importa? Beh, a lui la zanna. Anche quello è vero. Ehi, hai capito dove hanno messo quella cassa gigante? Alla locomotiva. Giusto, dobbiamo raggiungerla. Un tesoro. Aspetta, cos'è? No, forse c'era una foto da fare. Vabbè. Pazienza. Qua c'è un elefante. Non ci sono figli. Di qua. Quindi? Di qua. Guarda dove vai. Non ci andava però. Proviamo dall'altro lato. Ok. Oh, piano. Qua c'è un altro tesoro. Madonna. Ok, bene, facciamo progressi. Mamma mia. Ok, tra un po' sicuramente si dovrà sparare, eh? Forse, non lo so. Effettivamente c'è solo una bomba, per cui non ci sarà nessuno. Ok. Oh merda, abbiamo compagnia. Uomini di esame. Vedi, bisogna sparare alla fine. Ancora l'effetto sorpresa. Sto cazzo proprio. Non ho più la mia pistoletta silenziata, però, uffa. Molto bene. È assurdo! Dovremmo lasciarli morire. Non riusciranno ad arrivare alla bomba. E se riuscissero a staccare il vagone? Abbiamo lavorato duro, così andrà tutto in fumo. Non è quella l'idea. Hai capito che voglio dire, idiota? Fanculo. Va bene, attuo la tattica di Shanks, eh? Madonna che headshot. Bella lì. No, che cazzo fai? Coglio, oddio. Meno male. Ma no, che brutto! Con un colpo. Che tristezza. Va bene, dai. Ok. È nostra. Andiamo. No, non lo voglio, c'è la pompa. Qua si vede già qualcuno? No. Fai vedere un attimo qua dentro una roba, però. Non c'è niente. Andiamo. È morto, meno male. Oh, ma t'ho preso in testa. Suka. No!
Pezzo di merda. Un po' mi frega. Ok. Arrivano! Altre moto! Merda! Oh, ma t'ho preso in testa di brutto, eh. Devo prendere qualche munition, perché sennò qua... Sai cosa? Ok, finalmente è andato quel porco. Tira fuori la testa. Puttana Eva. Ok. Avanziamo, va. Trovata. Non siamo ancora al sicuro. Bella. Guarda, raggiungiamo la locomotiva. Il problema è che ci sono le moto. Madonna! No! Ero retorica! Togliti di lì! Entriamo là dentro. Non abbiamo molto tempo. Dobbiamo muoverci più in fretta. Eh sì, dai, stai tranquilla. Oh porco due. Non puoi vincere. Ma che cazzo fai, cogliona? Pff, cos'è successo a quello? Bella. Oddio, sta per esplodere. Dove cazzo? Ok. Puttana. Dove vado, sopra o sotto? Andiamo su. Ok. No, perché ho preso il c- modo per proseguire. Io non lo vedo. Non puoi fuggire. Raga, è un casino della Madonna. Quale però? Ormai è finita! Prendetela! Bella! Fatela fuori! Veloce, veloce, veloce! Merda. Dai che bisogna correre, porca troia. Ma dove sto andando io? LOL cosa? Non è per dire, ma sarebbe meglio risalire dentro, no? Glo, attenta!
testa! Oh! Ok, qualche idea su come salire sul camion? Se ti avvicini, usiamo il rampino. Stai scherzando? Non scherzo mai. Catroia! Facciamolo! Nadine! Oddio! Bello! Come Uncharted 4. Come Uncharted 4. Per la miseria! Ho attirato la sua attenzione! Oh! Sbrigati a farlo cadere! Sto scivolando! Veicolo in arrivo, sul lato opposto! Vuoi che ci pensi io? Porco due! La devasto! Occhio ai cecchini! È finita! Falli fuori! Maledizione! Non sembra di buon umore! È un grosso calibro! E dai minchia, crepa! E cos'è, figa? Oddio! Ale, è Uncharted 2 in un attimo. Puttana. Il camion non reggerà. Dobbiamo saltare ora. Ok. Che è stata questa stupida idea? Tua. Demente di merda. Forza, la testa del treno è poco più avanti. Lo scambio della zanna con una bomba, il dirottamento di un treno. Asara ha pianificato tutto da mesi. Mettergli i bastoni tra le ruote sarà ancora più godurioso. Ah già. Una meravigliosa porta rossa per entrare. Ma dove vado? Ah, di qua. Non si muove, ti aiuto io. Ah, dai, dai, dai. Da quanto siamo in live? 37 minuti, ok. Dal vivo è molto più grande. Eccola. Bomba di uso militare. Vieni, aiutami. Andiamo? Siete pazze? Oddio, pesante. Io non la toccherei con un dito, cazzo. Se ci provassi esploderebbe. Allora piano B, alla locomotiva. Punto, stacchiamola, no? Non è più saggio? Vieni? Eh sì, un attimo, ancora. Cristo. Ok, vai tu. Ah, ti dice da quanto siamo in live. Ho capito. Ora è tutto chiaro. No. No, no, no. Che c'è? È bloccata da dentro. Ehi, dal tetto. Dal tetto. Fallo e basta. E dai che ci salivi di lì, eh? Forza! Ok. E avranno saldato anche questa. Sono scemi, vabbè. Allora, anche questa è saldata. Ah, ecco, dicevo. Se hai altre idee, dille pure. Uno scambio. Cosa? Più avanti, c'è uno scambio. Potremmo attivarlo, deviare il treno e guadagnare tempo. D'accordo, ci sto. Non puoi fuggire! Ci serve uno strappo! La peppa! Maledizione! Dai, toglitelo dai coglioni, sto coglione di merda! Non volete proprio lasciarci in pace? Non abbiamo molto tempo! Ma guarda te. Ok. Per la miseria! Sam! Ehi, Sam! Ma dove sta andando? Fanculo! Ehi! E adesso?
Dobbiamo spostare il treno sull'altro binario. Ok. Dove siamo? Sam! Sam! Dov'è Nadine? Di nuovo sul treno, dobbiamo azionare lo scambio! Veloce! Merda! Questa non ci voleva! Dai, cazzo. Il treno si avvicina. Ok, via libera. D'accordo. Veloce. Spingi! Dai, Sam, spingi anche te, figa. Porca troia. Merda, Nadine. Devo raggiungere. Aspetta, aspetta. Devi proprio, insomma, mi sembra piuttosto in gamba. Ok. Stronzo fino al midollo, comunque lui. Vai. Devo riprendere la macana. Yes. Allora, seguiamo il treno, seguiamo il treno. Salto. Un ponte o attraverso, che ne so io. Oh, merda. Così te lo dico io. Oddio. No, vabbè, forse non dovevo farlo. Raga, ah no no, lo dovevo fare invece. Ha funzionato. Eh già. Oh cazzo, il ponte, merda, porca troia. Veloce, veloce, ti prego. Ok. Ciao macchina. No. Ma lui casualmente era lì, no? Perché ci hai messo tanto? Dovevo prendere un treno. Già. Che simpatia. Sapete? Io mi sono sempre considerato un uomo molto paziente. Ma voi due siete delle bastarde di prima categoria. Ci insulta? Credo proprio che mi divertirò. Forza! Fatemi vedere che sapete fare. Diavolo! Oh la madonna, chi è questo? Insieme avremmo compiuto grandi imprese. Preferirei farmi impalare. Dai, ma prenderlo una volta tipo adesso. Oh, fanculo, va. Volete rischiare la vita? Ma per cosa? Una città di bifolchi? Cazzo, sei insopportabile. Nelle mie vene scorre il sangue degli antichi sovrani. Sarà. La mia gente insorgerà di nuovo. Merda, scusate, stavo togliendo una notifica. Brava, bella così. Questa è la mia terra. Cosa avreste da guadagnare qui? Oh, conta più quello che hai da perdere tu. La bomba? Basterà comprarne un'altra. Brucerò la tua città, ladra. La tua gente mi implorerà di salvarla. No! Facciamola finita. No, no, no. Bisogna capire quando accettare la sconfitta. Per te finisce qui. Merda. Nadine, arrivo. Tu hai una coscienza. Insieme avremo raggiunto grandi traguardi.
Bella idea però. Fatto troppo veloce, bello. Ok. Ti conosco. Tu non sai cos'è. Minchia che roba. La mia guerra destabilizzerà il governo. Le pecore brameranno un nuovo pastore e tu. Bello, che ha fatto? Ecco, siamo dalla bomba, posso. Che urlo. Uccidermi mille volte per sperare di fermarmi. Oh merda! Vorrei ricordarti il ponte. Sta zitta e combatti. Facciamola finita! Vai! Cagna maledetta! Avete rovinato tutto! No! Tutto quanto! La mia epurazione sarebbe stata magnifica. Perché non morire? Epurazione addirittura. Merda. Io vorrei ricordarvi che c'è una bomba lì dietro. Adesso? Oh merda. Forse è la fine. Ora! Forza, via, via, via! No! Madonna santissima! Che finale, ragazzi. Dai, dai, dai. Oddio, grazie. Oh mio Come Dio. Come diavolo avete fatto a uscirne vive? A dire il vero, non me lo spiego neanche io. Ma non capivo se dovevo tenere il triangolo quando lo diceva lui o no. Che capitano agli stronzi. Il quadrato, non il triangolo. Ho detto quadrato, non mi ricordo. Guardate che roba. Wow. Figata. Ciao. Ci siamo date da fare. E come? Quindi, qual è il futuro di Nadine Ross? La shoreline, il traffico d'armi. Basta con la shoreline. Davvero? Davvero. A dirla tutta, pensavo di dare un'altra chance al racket dei tesori perduti. Gli idioti egoisti a cui servirebbe una socia. Senti. Non tu. Ok. Mi spiace, ma lavoro solo con i professionisti. Già. Dov'è la Zan? Ce l'ha. Porco cazzo. Cosa? Sam. Stavo solo scherzando, eccola qua. Le vostre facce. Ah, io, ok. Diavolo.
Era l'ultima sigaretta. Cavolo, è splendida. Yeah. Quanto pensate ci frutterà questa roba? Ma il Ministero della Cultura ci offrirà una generosa ricompensa. Giusto? Socia? Vomito. Oh! Mi fate pisciare sotto da ridere. Il Ministero della Cultura. Oh merda, siete seri? Ma certo che è seria. Bella raga. Va bene, io non so se ci sia anche qualcosa dopo i titoli di coda. Intanto guardo un po' YouTube come sta andando nel frattempo. Comunque devo dire bello, adesso mi abbasso un attimo le cuffie. Davvero bello, ci sono alcune idee che sono anche riuscite un po' meglio rispetto ad Uncharted 4. Ovviamente è un'altra cosa, nel senso che Standalone dura di meno di Uncharted 4, che comunque era un gioco abbastanza lungo per il genere. Devo dire che però i personaggi Naughty Dog li sa creare veramente molto bene, anche qui mettendo due coprotagoniste, un nemico tra l'altro, un personaggio secondario in Uncharted 2 con un altro personaggio di Uncharted 4, Sam ha fatto veramente un ottimo lavoro con questi personaggi. Ci sono collezionista privato. Ascoltatemi un secondo, io capisco il ribadire la nostra superiorità morale è una gran cosa e sono totalmente d'accordo. Ma almeno potremmo... Non rovinare il momento. Sta pizza buttata lì proprio a cazzo. Incredibile. E niente, Naughty Dog stupisce anche con questo DLC standalone di Uncharted, veramente molto molto bello. Credo che con Uncharted ormai si sia concluso qua, vedremo nei prossimi lavori. Vabbè, il primo che arriverà sarà The Last of Us 2, secondo me poi prima o poi fra qualche anno ci delizieranno anche con una nuova IP. No, non credo che lo platinerò perché non mi interessa più di tanto, anche se penso che sia abbastanza semplice. Bella anche a te. Se non ci sono altre cose da vedere, credo di no. Vediamo se fa saltare su tutti i titoli di coda. No, non lo so, va bene. Mentre li lascio andare, ragazzi, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo walkthrough qui in streaming sul nostro canale di Twitch. Mi raccomando, lasciate un cuoricino per non perdere i prossimi stream. Qua si è fermato tutto? No. Ok. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio. Vedrete, penso, forse lunedì sul canale YouTube la replica di questo ultimo stream dell'eredità perduta. Grazie per tutti quelli che l'hanno seguito e direi che per oggi quindi è tutto. Ci vediamo alla prossima, vi auguro una buona serata e ci vediamo. Mi raccomando, andate a vedere anche per chi era qui magari anche il video su YouTube su Destiny 2, che ci sono altre novità anche quest'oggi. Poi invece domani arriverà le news della settimana come al solito e anche un altro video un po' particolare che abbiamo registrato oggi io e Shanks. Quindi con questo direi che è veramente tutto, grazie ancora a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!